sono Fabrizio Maiello, oggi mi trovo qui ospite con gli amici della WISP di Roma e sono venuto qui per raccontare una storia di sport soprattutto, perché la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti sono questo, ma anche di riscatto sociale. Purtroppo prima una vita fatta di crimini, di tanti errori, di carceri, di manicomi criminali, però con in mezzo sempre il pallone che alla fine mi ha salvato e sono qui a testimoniare col mio racconto quello che è successo negli anni che ho potuto ritrovare me stesso e ho conosciuto la WISP nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Cosa ha rappresentato per te il calcio prima dell'infortunio e come è cambiato il rapporto con questo sport più avanti nel corso della tua vita? Io non mi ricordo di essere stato senza il mio pallone, io mi ricordo da piccolo sempre avuto vicino il mio pallone, perciò era tutto, era il mio gioco preferito, era il mio sogno, era il mio mondo. L'ho sempre desiderato fin da piccolo e il calcio mi ha completamente assorbito nell'età, quando ero un ragazzino, nella scuola, e sempre mi ha accompagnato. Mi salvava, mi teneva lontano da frequentare quell'ambiente che non era un bel ambiente. E questo è stato bello fino a 17 anni, quando poi invece durante una partita mi sono spaccato questo ginocchio completamente. Mi hanno portato all'ospedale. E subito i dottori hanno detto all'epoca, per dire, che con questo tipo di infortunio avrei finito di, non potevo più giocare a livelli come volevo io, professionista. Ecco, in questo momento è stata la prima cosa che mi si è spenta come una luce, perché in quel momento, quando mi hanno detto che non potevo essere più un calciatore, basta, è stato il buio totale. Da lì sono iniziati i miei guai. Aspetta, vai. Io non avevo mai bevuto, mai fumato in vita mia, mai andato una volta in discoteca. A quel momento, per dire, mi sono buttato, ho avuto come un senso di autodistruzione. Avevo una rabbia, un rancore dentro, era come mi avessero rubato il gioco più bello del mondo. E io ce l'avevo con tutto il mondo. In poco tempo ho fatto peggio di quei miei amici che erano nati, per dire, senza una possibilità come ho avuto io, avendo quel talento col pallone. E da lì poi sono iniziati gli anni bui e il calcio in quel momento per me l'ho voluto dimenticare, per me non esisteva più, non mi fermavo neanche a vedere una partita di pallone perché mi faceva star male. Cosa ha pensato Fabrizio quando ha saputo che ci sarebbe stata la manifestazione Vivi Città del WISP nel carcere, il tuo primo pensiero? Finisco in carcere perché la vita purtroppo, facendo il criminale, ti porta nel carcere e nel carcere ritrovo il pallone. Ritrovo proprio con i volontari, con gli operatori della WISP che entrano dentro nell'ospedale psichiatrico giudiziario, il manicomio criminale di Reggio Emilia, entrano dentro e cominciano a portare il calcio, lo sport. Che è vero che si faceva, noi lo facevamo le partite e tutto quanto, anche se il manicomio criminale, la gente veramente non stava in piedi, si faceva fatica anche a organizzare. Ma con loro, con la WISP che sono entrati, hanno portato lo sport, era diverso, perché non era solo il gioco, il momento di svago, c'era anche l'aggregazione, hanno portato un'umanità che mancava, a noi ci mancava proprio quella carica umana. E quando poi hanno detto che c'era Vivi Città, questa manifestazione che si correva in tutte le carceri, non tutte, ma credo in buona parte, 50-60 carceri in Italia, la direttrice, ma anche a me, mi ha detto: corri anche tu, Fabrizio. La direttrice, che voglio ricordare, Valeria Calevro. E io invece gli ho detto: ma dottoressa, invece di correre, perché non mi dà un pallone? E io palleggio in quel chilometro del muro dell'intercinta. E la dottoressa, per dire, e anche sentendo proprio gli organizzatori di Vivi Città, cioè quelli della WISP, hanno detto: sì, ti do la possibilità di fare questa cosa, però mi serviva un pallone a disposizione e un posto dove allenarmi. E mi aveva dato un cortile che era lungo 24 passi. Io mi mettevo là e per un anno palleggiavo e contavo i passi. E dopo, in aprile, perché succedeva sempre a Vivi Città, in aprile uscivo nel muro dentro l'intercinta. Ho cominciato con questa cosa che ci siamo inventati noi,
Io, quelli della WISP che ci hanno creduto, la direttrice che mi ha dato la possibilità. Io ho cominciato nel 98 e ho palleggiato a marcia avanti, camminando destra e sinistra, ho fatto un chilometro. Ma nel 99 ho fatto lo stesso chilometro palleggiando a marcia indietro con i piedi. Nel 2000 ho fatto quel chilometro a marcia indietro palleggiando di testa, che c'è anche un video che è stato girato lì. Fai così. Sono al centro? Sì, no, no. Sulla sinistra deve essere al centro. E nel 2001 ho fatto 5 giri del muro dell'intercinta con un pallone fermo sulla testa. E per me è stato importantissimo ritrovare questo, perché lo sport mi ha fatto ritrovare una disciplina che avevo perso, perché nello sport comunque c'era la costanza, mi dovevo allenare. Quando veniva la WISP che proponeva le partite, noi dovevamo comunque accettare le regole, perché c'erano le regole. Ci ha portato anche, oltre l'aggregazione, lo stare insieme, anche questa cosa di cercare di rispettare un po' le regole, che era fondamentale. La WISP mi ha riacceso una fiammella, come una speranza che potevo cambiare in meglio, dandomi proprio questa possibilità con lo sport. Lo sport, comunque l'attività fisica, oltre a te, è importante per i detenuti, l'attività che si può fare? È importantissima perché, ripeto, riaccende comunque una speranza, una voglia di fare, intanto per dire ti aggrega, ti riporta all'umanità, poi fatta in quella maniera, tu sai che vengono gente da fuori, in quel caso la WISP, gente che erano volontari, vengono lì per noi, per farci stare bene per quelle 2 ore, per cose così. Era importante, perché là anche chi non aveva mai giocato e tutto quanto, si sentiva comunque coinvolto in un progetto. La WISP era importante perché ti faceva sentire che comunque eri ancora una persona che potevi avere diritto a cambiare, a cercare di cambiare. Come sono visti gli operatori sportivi dai detenuti? Quindi l'entrata di un operatore sportivo esterno? Beh, l'entrata di un operatore sportivo esterno è percepita all'inizio con una diffidenza massima. Perché uno dice, sempre uno dice, i detenuti sono razzisti, è facile dire, quelli che vengono ci vedono così, ma poi in realtà io mi ci metto per primo, anch'io ero il primo che dice, ma chi sono questi qua, cosa vogliono, cosa chiedono, perché vengono qua, cosa ci vogliono dire? È vista in una maniera come un'intromissione, in questa, per dire, mondo che ormai è quello chiuso, le stesse facce, le stesse cose, tutto. E lì la differenza la fanno le persone, come sempre. Perché poi, per dire, quando vedi che le persone vengono perché credono in quello che fanno, perché io ho conosciuto volontari che venivano lì e ci hanno messo tutti, io poi con questa persona della WISP adesso vado a casa loro, ho conosciuto i figli, dopo i 4 vivi città, 98, 99, 2000 e 2001 dentro, ho avuto la fortuna, la prima volta nel 2002, pensa te, uno che per dire sempre col pallone è venuto alla guardia una mattina, con un giornale mi ha detto oggi esce, ma come esco? Ho detto, no esci, guarda sei sul giornale, era la Repubblica, c'era una bella pagina che c'era scritto, sotto c'era Salas, Inzaghi, tutto c'era scritto, il bandito più bravo del mondo, inteso come col pallone, oggi torna in campo, dopo 20 anni per dire, torna in campo per fare i mondiali antirazzismo a Montecchio, e io non ci credevo, e la WISP era riuscita a farmi uscire la prima volta in permesso e io l'ho saputo dalla gente e sono tornato dopo tanti anni in un campo che era un sogno, capito? Con tutta la gente che mi aspettava perché aveva visto sul giornale e quello è stato il primo passaggio con la WISP, diciamo fuori, la prima volta che siamo usciti dalla struttura carceraria. E poi subito dopo ho fatto il 5° anno di vivicità, questa volta con un permesso premio, e invece di palleggiare dentro i carceri ho palleggiato per tutto Reggio Emilia e lì è stato bellissimo perché per 3,5 km c'era mia madre alla fine che mi aspettava, che adesso ho ritrovato anche le foto 2 giorni fa perché purtroppo lei qualche mese fa è scomparsa e quel giorno lì l'ho fatta sentire orgogliosa di me.